Dulcis, nuovo arresto per droga nella giornata di ieri, stavolta nel comune di Giba, sequestrati 57 grammi di marijuana. Carbonia, si finge tecnico dell'acqua, le ruba i risparmi, questa è la disavventura capitata a una 87enne del posto. Calasetta, la città è sporca, il comune avvia la rescissione del contratto con l'azienda che smaltisce i rifiuti. Piscina, salvia la 24esima sagra dell'allevatore, attesi i turisti da tutto l'Interland. Buon venerdì 11 agosto a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo il nostro TG con la cronaca e con l'arresto di un uomo di Giba per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo i dettagli nel servizio. Nuovo arresto per droga ieri pomeriggio nel Sulcis dopo quello maxi dei giorni scorsi. Stavolta a essere fermato dai carabinieri è stato UR, 52 anni, residente a Giba. Da un po' di tempo i militari avevano notato di fronte alla sua abitazione nel comune di Giba un viavai insolito di persone che ha destato sospetti fino alla decisione dei carabinieri nella giornata di ieri di intervenire per effettuare un controllo. Nella conseguente perquisizione domiciliare sono stati ritrovati all'interno di diversi contenitori di vetro occultati all'interno di un armadio 57 grammi di marijuana. Dopo il deferimento all'autorità giudiziaria, l'uomo è stato confinato agli arresti domiciliari in attesa del processo che si dovrebbe tenere nella giornata di oggi al Tribunale di Giustizia di Cagliari. Restiamo in tema di cronaca. Ieri dei ladri con un trucco si sono introdotti a casa di un'anziana signora per rubarle il denaro. Vediamo. Una signora 87enne di Carbonia è stata vittima ieri di un furto di denaro all'interno della propria abitazione. La donna ha aperto la porta della casa a un uomo che, qualificatosi come tecnico addetto al controllo dell'acqua, si è introdotto dentro l'abitazione e dopo aver distratto la donna ed essersi intrattenuto al telefono per oltre 10 minuti fingendo di parlare con qualcuno, ha con molta probabilità permesso a un altro complice di entrare nella camera da letto della signora e di impossessarsi del denaro contenuto in una borsa, ancora da quantificare nel suo valore, e di alcuni buoni fruttiferi, di cui uno dell'importo di 25.000 euro inesigibili. Il falso tecnico, come informano le forze dell'ordine, e secondo quanto descritto dalla donna, è alto circa 1,75 m, è di corporatura robusta e di bell'aspetto, e vestiva una maglietta a maniche corte blu e dei pantaloni jeans corti. Una vicina di casa ha inoltre affermato di aver visto nelle zone circostanti l'appartamento della vittima due uomini che stazionavano e un veicolo, presumibilmente un furgone di colore grigio, con a bordo tre persone. I carabinieri, a proposito di questo episodio, consigliano vivamente i cittadini, in particolare quelli più anziani, di non far entrare in nessun caso sconosciuti in casa e di chiamare subito il numero di emergenza 112 ogni qualvolta qualcuno, qualificandosi come dipendente pubblico di qualsiasi ente, tenti di entrare in casa. Chiudiamo questa prima parte del nostro TG parlando dell'incidente che ieri ha visto coinvolte un'auto e un veicolo nella strada che porta Carbonia a Villa Massargia. I dettagli nel servizio. Ieri sera la strada che collega Villa Massargia a Carbonia è stata teatro di un brutto incidente che ha coinvolto una Ford Focus e un trattore, rispettivamente guidate da una donna di 45 anni e un uomo di 60, che, per circostanze fortuite, sono rimasti feriti solo in modo lieve. Lo scontro fortissimo ha fatto sì che il trattore venisse addirittura sbalzato fuori strada, riportando ingenti danni. È solo il sangue freddo, unito a una buona dose di fortuna dell'uomo, secondo quanto si apprende dalla sua testimonianza, ha fatto sì che questo incidente non si tramutasse in una tragedia e quindi in qualcosa di ben più grave. Le cause sono ancora da stabilire e per questo gli uomini della polizia stradale, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, hanno avviato le indagini del caso. Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro telegiornale parlando del contenzioso tra il comune di Calasetta e l'azienda che smaltisce i rifiuti. L'amministrazione ha dato il via alle procedure per rescindere il contratto. Sentiamo il servizio. L'amministrazione di Calasetta ha deciso di avviare le procedure per la revoca del contratto che lega il comune all'impresa d'appalto che da diverso tempo cura lo smaltimento dei rifiuti nel centro turistico. La drastica scelta è stata presa dal sindaco Antonio Vigo dopo le innumerevoli proteste dei cittadini e dei turisti per le condizioni igieniche sempre più complicate e per il forte impatto nel decoro cittadino, in particolare in alcune zone. Già alcune settimane fa il comune aveva mandato un sollecito all'azienda, informandola che in caso di reiterata inadempienza si sarebbe potuti arrivare a uno scioglimento del contratto.
Adesso cambiamo argomento e parliamo della denuncia del deputato di Unidos Mauro Pili in merito al trasferimento di un elicottero antincendio dalla Sardegna alla Sicilia. Vediamo i dettagli nel servizio di Manolo Mureddu. In Sardegna si scaricano bombe e missili mentre gli elicotteri antincendio vengono trasferiti in Sicilia. E questa è in buona sostanza la nuova denuncia del deputato e leader di Unidos Mauro Pili in merito alla decisione presa dal Ministero della Difesa di trasferire dalla Sardegna alla Sicilia il potentissimo elicottero HH-212 equipaggiato con uno speciale dispositivo capace di caricare oltre 700 litri d'acqua e quindi di rappresentare un importante strumento per il contenimento degli incendi. Tale velivolo, ha dichiarato Pili, è stato trasferito presso la base aerea di Trapani e questo si evince da un comunicato dello stesso ministero. Secondo il parlamentare, questa decisione denota la spudoratezza del ministro Pinotti e rappresenta uno scandalo perché avviene col vergognoso silenzio della regione che non solo non ha contrastato questa decisione, ma addirittura accetta supinamente ogni decisione del governo sulle spalle dei sardi. Del resto, si è chiesto retoricamente all'esponente politico cosa ci si può aspettare da un ministro che continua a permettere il bombardamento della Sardegna senza alcuna autorizzazione regionale. Per Pili siamo dinanzi alla più evidente ingratitudine verso una regione che subisce per 10 mesi all'anno le esercitazioni militari più devastanti e invece, quando c'è bisogno dell'intervento civile, si vede portar via anche quel minimo apporto nella lotta agli incendi nel pieno e vergognoso silenzio delle istituzioni regionali. Chiudiamo questa seconda parte del nostro telegiornale parlando della decisione di AIAS di pagare una mensilità, ma anche della denuncia delle organizzazioni sindacali in riferimento alle condizioni climatiche e dei mezzi utilizzati per trasportare i pazienti. Vediamo. L'azienda AIAS ha informato i propri dipendenti che nella giornata di oggi verrà saldata la mensilità di maggio 2017 in conseguenza al parziale pagamento da parte delle aziende sanitarie delle fatture dovute, ma anche delle anticipazioni bancarie. Nonostante questa notizia, apparentemente positiva, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali manifestano preoccupazione per tutti gli altri 6,5 stipendi che restano a fondo e per una situazione lavorativa che ancora oggi non si riesce a normalizzare. Oltre alla questione ormai cronica degli stipendi, però, ce n'è anche un'altra che in questi giorni ha innervosito le rappresentanze dei lavoratori ed è quella delle condizioni, definite inaccettabili, di un parco mezzi e dei veicoli utilizzati per il trasporto dei pazienti totalmente privi, si apprende da fonti sindacali, di climatizzazione. A causa di ciò, gli autisti e relativi pazienti sarebbero obbligati a viaggiare in condizioni molto disagiate rispetto alle forti temperature di questi giorni, ma anche a ciò che prevede la legge. Bentornati in studio, apriamo questa terza parte del nostro telegiornale parlando della sagra dell'allevatore al via domani a Piscinas. Vediamo. Per il 24esimo anno consecutivo, sabato 12 e domenica 13 agosto prossimi, andrà in scena a Piscinas la sagra dell'allevatore. Il grande evento, organizzato dalla Proloco con il patrocinio del comune, ogni anno attira centinaia di persone per degustare le migliori eccellenze gastronomiche tipiche del territorio. Si inizierà sabato alle ore 20:30 con la degustazione del primo a base di pasta fresca con pancetta, il secondo con carne di pecora in umido e col pane cotto nel forno a legna e l'immancabile vino dei vigneti locali. Alle 22 prenderà il via la serata di musica etno-sarda con la band Inodas e alle 22:45, per deliziare i palati dei presenti, verrà offerta una degustazione a base di ravioli fritti. Si chiuderà alle 23:30 con l'estrazione della lotteria con i premi abbinati ai biglietti del pasto. Mentre domenica 13 la degustazione avrà come piatti prediletti il primo con la pasta fresca fatta in casa al sugo di cinghiale, il secondo con la vitella cucinata col metodo sulcitano, il tutto accompagnato anche per questa seconda giornata dal pane cotto nel forno a legna e dal fantastico vino proveniente dalle produzioni locali. Alle 22 si esibiranno Silvia Sanna e Bing Songs in uno spettacolo di musica etno-sarda. Dalle 22 si delizieranno i palati con la degustazione dei ravioli fritti e alle 23:30 si concluderà con la lotteria, l'estrazione dei biglietti abbinati ai pasti e la consegna dei premi che andranno dal primo con in palio una bicicletta mountain bike a una cena per due da consumare alla trattoria Janas di Piscinas. La parte gastronomica di tutto l'evento verrà curata dall'associazione Cuochi Sud Sardegna e dal conosciutissimo maestro di cucina, lo chef Antonello Pintus. Anche per questo Ferragosto, come l'anno scorso, molti siti museali rimarranno aperti in tutta la Sardegna. Vediamo.
Anche quest'anno, il 14 e 15 agosto, i siti museali della Sardegna saranno fruibili al pubblico e tanti turisti giunti nell'isola per le vacanze estive. Da Sassari a Cagliari, passando per Caprera, saranno tante le offerte culturali aperte al pubblico. A Cagliari, il Museo Archeologico Nazionale sarà accessibile nei 2 giorni dalle ore 9 alle ore 20, mentre il Museo Archeologico Nazionale Antiquarium di Porto Torres aprirà per l'occasione dalle 9 alle 18. Dalle 10.15 alle 19.15 aprirà il Museo Memoriale Giuseppe Garibaldi a Caprera. A Sassari, inoltre, la Pinacoteca Nazionale aprirà le porte il 14 agosto dalle 9 alle 13 e il 15 sempre dalle 9 alle 18. Il Museo Archeologico ed Etnografico di Sassari, invece, rimarrà aperto il 14 agosto dalle 9 alle 13. Chiudiamo il nostro TG parlando dell'importante 2 giorni dedicata alla danza prevista per il 20 e 27 agosto prossimo a Carbonia. Vediamo. L'amministrazione di Carbonia informa che il 20 e 27 agosto prossimi il comune ospiterà 2 importanti eventi dedicati alla danza sportiva organizzati dalla scuola di Carbonia Dance Academy diretta dagli insegnanti Emanuele Leda e Silvia Noi. Tali spettacoli sono organizzati in occasione dei festeggiamenti per il 38° anniversario della prima scuola di ballo fondata in città da Franco Leda. Lo 2 giorni inizierà quindi domenica 20 agosto a partire dalle ore 21:30 in piazza Venezia a Cortoghiana e si concluderà il 27 all'anfiteatro di piazza Marmilla a Carbonia. Per entrambe le serate il programma artistico sarà molto articolato e prevederà danze latinoamericane, caraibiche, liscio unificato, synchro dance, show dance, funky, danze orientali, danza moderna e hip hop. Per le 2 occasioni i ballerini si esibiranno in una performance dedicata alla città dal nome si chiamerà Carbonia. Le serate saranno presentate da Massimo Concas il 20 e da Alessia Simoncelli il 27 agosto. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordiamo che a seguire andrà in onda Noasa in Curzu a cura di Guido Cadoni. Grazie per averci seguito, vi rimandiamo alle prossime edizioni. Arrivederci.